Al Milan sognavano Fabregas, sognavano grossi acquisti sulla metà campo, invece, caro Nicola Balzani, oggi è arrivato tal Antonio Nocerino dal Palermo. Sì, allora, premetto subito, Nocerino ovviamente non è Fabregas, però il Milan ha fatto... Io ho ascoltato oggi molti milanisti delusi per il mercato, perché giustamente si aspettavano il grande colpo, però il Milan ha messo a segno quattro colpi. Innanzitutto ha messo a segno Maxess, Aquilani, che sono giocatori che comunque giocherebbero titolari in tutte le squadre. A parte nell'Inter, perché Lucio Maxess si siede in panchina e poi si alza anche Ranocchia prima di Maxess. Okay. Quindi lasciamo stare le altre squadre. Giocherebbe anche nell'Inter. Il faraone, il Sharawi, che è un talento. Sì, che tra parentesi potrebbero non inserirlo nemmeno. No, però crescerà. No, posso andare via, perché dopo il faraone, il Sharawi. Dai, è un gran giocatore. Dai, e Nocerino che viene, ma perché? Perché, Flamini si è rotto, quindi sarà fuori 5 mesi. Poi un'altra cosa, il Milan non voleva Nocerino, il Milan ha fatto anche il giorno prima sondaggi per Diarra del Real Madrid. Oggi alle 5 il Real ha detto o lo vendiamo o in prestito. Dobbiamo tirare le orecchie sia Zanon sia Lo Sapio, ma tutti gli esperti alle del mercato, perché il nome di Nocerino non era mai uscito. Allora, c'è da dire una cosa. Adesso dice Lo Sappi. No, io l'avevo scritto. Allora, Nocerino non l'ho mai detto. Però, come non ho mai detto Nocerino, ho sempre detto che Fabregas, salute, che Kakà era difficile, ma si poteva arrivare. E secondo me, se non si fosse fatto male Flamini. Io Fabregas non l'ho mai messo. È facile azzeccare in un acquisto, Lo Sappi. Andiamo a vedere gli altri milanisti cosa hanno scritto. I tifosi milanisti cosa hanno scritto, cosa hanno detto. Cosa hanno detto Cristiano Ronaldo l'anno scorso. Io ho mai detto questo. Detto questo, va bene così. Ma a parte quello, no? Cristiano Ronaldo. Io ci credo. Aspetta. Balzani. Cola Balzani. Aspetta, posso specificare una cosa? Cristiano Ronaldo. Posso specificare una cosa? Giocatore di Mourinho. Posso specificare una cosa. Mourinho, voglio specificare una cosa. Allora, Cristiano Ronaldo è stato l'obiettivo numero uno di Silvio Berlusconi, perché era innamorato giustamente di Cristiano Ronaldo in senso calcistico, ovviamente. Certo. Silvio. L'altro aspetto è che la questione dell'Odo Mondadori sull'operazione Fabregas ha inciso, perché il Milan voleva Fabregas come colpo. Ma se lo volevate comprare con i soldi del Fly Emirates e di Indesi, allora di qualcosa, se non è vero, dai, sì o no. Sentite. A parte le fiabe di Balzani in questo momento, però a parte gli scherzi, allora Fabregas era stato un obiettivo concreto. Sì, è vero, però c'è stato questo mandato a Raiola, Fabregas ha detto io voglio Barcellona, prima c'era stata l'Inter a dirgli guarda ti abbiamo quasi preso dall'Arsenal, vieni? No. E quindi è andata così. Il problema del Milan non ha fatto un calciomercato sbagliato, perché non ha fatto un calciomercato sbagliato. È chiaro però che si aspettava il colpo ad effetto, perché Maxess è buono, è un buon giocatore, Taibo probabilmente a sinistra, hai comunque Antonina e Zambrotta. Se faceva panchina, dillo ma signore. Fa panchina a Juan e aspetta, a Budisi. Cristian, scarto dell'Inter, Cristian, che è una roba. Aspetta, Maxess farà panchina anche nel Milan, prenderà il posto di Nesta. Però a parte, chiudo comunque, ultima cosa, secondo me il Milan non ha fatto malissimo, mi manca il colpo in mezzo. Non ha fatto malissimo, secondo Andrea Lo Sapio, fatemi vedere in grafica il mercato del Milan e il voto che ha dato la redazione al mercato rossonero. Eccolo qua, 6,5 come voto. Ricordiamo che in uscita è partito Oddo, oggi è stato prestato a Lecce, l'ultimo colpo è stato Nocerino, mentre Aquilani non sono d'accordo. È arrivato settimana, non sei d'accordo? Sul voto 7 gli ho dato. 7. Beh, se dai 7 alla Juve puoi dare 7 a c'è evidente. A Milan forse anche 7,5 di più. Che voto daresti al mercato del Milan? Lo sa, lascia stare. No, va benissimo, il voto alla Juve. Ma sì, no. Non prendiamo in giro. Allora, tra il 6 e il 6,5 non è un grande mercato, è un buon mercato. Però allora, comunque volevo dire un'ultima cosa, Diarra è stato lui a rifiutare il Milan perché non gli dava 4 milioni e mezzo di ingaggio. Però non voto al mercato. Calma. 6 perché al momento Maxess è rotto. Taiwo non ha convinto, si è infortunato, torna adesso e poi sarà un mese e mezzo fuori per la Coppa d'Africa. Il Sharawi nessuno ancora l'ha visto, un giocatore molto interessante. Aquilano, un giocatore scaricato dalla Juventus. E soprattutto è un giocatore che può sostituire Andrea Pirlo. Aspetta, ma Aquilani non giocherà la grafica nel del Milan. Adesso te gioia. Così. Dateci il io vedo un fuori classe solo. Chi è? Pirlo. L'avete venduto. Pirlo. Perfettamente d'accordo. Poi avete Maxess, sai che è la riserva, Taibu, che sai qual sa è la differenza tra il faraone, che è meglio che torni là, Aquilani, che tanto giocherebbe bravo, titolare anche nella tua Inter, per recuperare Vidal, giocherebbe titolare anche da te. Il colpo finale perché Diarra ha detto ascolta Milan,
Ma che non vengo. Non vengo, perché sennò vinco troppo. Ieri siete soddisfatti del mercato di Galliani? Ma ditecelo via SMS, lo sappio. Solo lo sappio. Volevo, ma no, ma non sono soddisfatto. Scusami, Balzani è valido. Però, a parte gli scherzi, prima stavo discutendo proprio con Stefano e dicevo, chi? Il più grande colpo di mercato del calcio mercato estivo è stato Iller. A valutazione, perché è stato pagato 13 dopo parliamo il mercato Dennis. Napoli. Oh, sì, quindi come fai a prendere 16 per Aquilani? Per stravolgermi la scaletta, lo sappio, chiedo, mi raccomando. Eusebio, sì, il procuratore di Nocerino cosa ha detto? Il procuratore di Nocerino dichiara Milan hai preso un campione, non so se i tifosi milanisti sono della stessa opinione. Nocerino negli ultimi anni si è posto all'attenzione nazionale, ha ancora 26 anni, se una squadra come Milan ha deciso di acquistarlo vuol dire che è un campione. L'avvocato Sommella, il procuratore di Nocerino, dichiara anche quando è nata la trattativa di pomeriggio all'improvviso al Milan non si poteva dire di no. E proprio Galliani motiva la scelta di Nocerino sulle pagine del sito di Repubblica, dicendo è un giocatore di grande quantità che sostituirà al meglio Flamini e Gattuso. Ecco, esatto, cioè, un po' diverse, da campione a quantità sono... Campione. Ricordiamo che per completezza di informazione il Milan ha completato anche un altro affare con il Genoa, è una compartecipazione del centrocampista chiamato Pelé, quindi ci sarà un Pelé in rosso-nero, un nazionale under 20 portoghese che ha ben figurato nel recente mondiale. Pare sia andato under in prestito, 20, è in compartecipazione con il Genoa. Noi abbiamo avuto di Pelé, portoghese, under 20, sì, è vero, Sporting cacciato dopo un anno. L'avete dato per Quaresma. Adesso questo qua è stato un fenomeno. Beh, comunque insomma, io dico, perché si chiama così, Pelé. Per un nome così bisogna portare rispetto. Anche a Pedì Pelé sono due cose. Però avete un po', una alla volta, avete un po' le idee confuse. Il procuratore di Nocerini dice, avete preso un campione. Galliani dice, no, abbiamo preso... giustamente il sostituto di Flamini. Ma io dico due cose. Il Milan innanzitutto ha già una struttura a livello di organico, a livello di modulo, a livello di uomini costruita lo scorso anno. Poi un'altra cosa, ovviamente Nocerino è il sostituto, però l'anno scorso quando prendemmo Boateng io ho sentito tante persone dire beh questo non sai com'è, un giocatore giocava nel Ghana, il vero Boateng è quello della Germania. Non è vero niente, Boateng è stato decisivo e determinante per il Milan. Nocerino non è Boateng, per carità, però potrebbe proprio Boateng fare. Non ha il sostituto. Come? Non ha il sostituto di Boateng, a meno che non fai giocare il Shaarawy. Il Shaarawy con sull'altra cosa. Anche il Shaarawy potrebbe sì, essere... Sì, no, ma c'è anche Robinho. Con Robinho però hai perso tantissimo. Federico Zanon, simpatizzante dei colori rossoneri, ma soprattutto grande esperto di calciomercato. Vorrei cercare di capire per quale motivo però il Milan non ha piazzato un bel colpo a centrocampo d'esperienza, soprattutto per rinforzarsi in vista dell'impegno in Champions. Beh, il motivo principale è per il lodo Mondadori, ma io credo che Berlusconi, perché Berlusconi anche se in realtà non è il proprietario del Milan, però è la figura che rappresenta il Milan, non può comprare un grande giocatore, visto che lui rappresenta anche lo Stato. In una situazione del genere, lui con un acquisto ultramilionario non darebbe poi un'immagine positiva a quello che è il paese. Io credo che Milan abbia voluto comprare veramente Pastore, però l'offerta fosse molto inferiore a quella del Paris Saint-Germain, almeno una ventina di milioni in meno. Sperava di arrivare ad agosto e trattare poi con il Palermo, magari con l'inserimento di qualche contropartita. È arrivato quel Paris Saint-Germain e a quel punto il Milan, non potendo arrivare a Pastore, io su Fabregas non credo, non ci sono mai stati dubbi, cioè lui ha sempre detto se vado via dall'Arsenal vado a Barcellona, non a caso lui va a Barcellona dove non ha il posto garantito, è andato a Barcellona, credo per quel motivo lì. Poi Nicola, invece la sorella di Fabregas disse, c'era su Twitter, sì, ancora non ha deciso della sorella di Fabregas. La sorella di Fabregas dalla Spagna era rimbalzata la voce che la sorella di Fabregas disse deve ancora scegliere. No, sta cambiando le carte in tavola. Ha detto un'altra cosa. Arsenal, Milan e Barcellona sarà una grossa. Lo sappio, ma i rapporti tra Milan e Real Madrid si sono un po' raffreddati nell'ultimo periodo, visto che comunque il Real aveva diversi giocatori, fra i quali Kakà, in esubero da piazzare. Il problema è che magari per una volta Galliani ha detto la verità, nel senso che Kakà non poteva arrivare per la solita fiscalità spagnola, ovvero se cedi un giocatore all'estero e poi lo fai rientrare, ti costa l'impossibile maggiore. Esattamente, ti costa il doppio praticamente, o quasi, nel lordo. Quindi a quel punto non avresti più pagato i 12 milioni che paga il Real Madrid per Kakà, invece ne avrebbe pagati i 16. Questione di lana caprina. Se ce l'hai in scaletta, sto zitto. Parliamo di quella che secondo me è l'antagonista numero uno di Milan-Inter, la Roma.
È una gran bella, la verità, ha messo lì una gran bella squadra. Però dopo lo vedremo il mercato della Roma. Adesso andiamo da Nicola a leggere qualche SMS. Sono soddisfatti i tifosi rossoneri? Allora, secondo Christian, Nocerino è un buon giocatore, ma non è da Milan. Se era lui Mister X, è stata una delusione. No, assolutamente, dai. Secondo Santo, va bene se arriva a salvarsi. Lotta con le piccole squadre per non retrocedere e da palermitano sono scontentissimo. Chi è questo? Non mi sa il Milan che dice lotta per salvarsi. Il Palermo. Ah, ok, no, scusate. Lino invece dice, Mister X è una trovata mediatica di Gagliani. Nocerino è arrivato per far numero, ma il Milan aveva già fatto un ottimo mercato. In Champions ormai comandano inglesi e spagnoli, non c'è speranza per gli italiani. Trovata di Gagliani o dei giornalisti, lo sappio, Mister dei X? Dei giornalisti, perché sono stati... È stato Milan Channel, possiamo dirlo, nel senso che loro hanno detto c'è questo Mister X, caro Alleri, tu cosa ne pensi? Da lì è nato Mister X, allora la sapevo questa. Benedetta Radaelli. Fecero un giochino una sera. Benedetta Radaelli, sì. Ho capito. Va bene, allora, Recalcati vuol vedere il mercato della Roma, dopo lo accontenteremo e vi chiederemo che secondo voi a chi va l'Oscar del calciomercato 2011-2012 per quanto riguarda naturalmente la sessione estiva. A chi lo dareste? A Marotta? A Gagliani? A Lotito? A Branca? Chi è quello in alto? A De Laurentiis? A Sabatini? A chi lo dareste? Pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. A Marotta Zamparini. So io cosa gli dico.